Salve a tutti ragazzi ed eccoci ancora qua, ragazzi e ovviamente ragazze, uomini e donne. Siamo ancora qua. Ieri abbiamo portato questo Tribes of Midgard come prova, per vedere un pochino che gioco era, dato che si tratta di un gioco che era in regalo questo mese con il Plus, quindi da ieri potete scaricarlo gratuitamente se avete il Plus. È interamente parlato non in lingua italiana, ma è tradotto con tutti i menu e tutto quanto quello che potete fare in italiano, quindi diciamo che è semplice. Sembra un gioco semplice, ma in realtà è molto complesso, perché ieri ne abbiamo già parlato, abbiamo visto un po' come funziona, abbiamo capito le varie cose. Purtroppo quando siamo usciti mi sa che non l'abbiamo salvato, quindi quello che abbiamo fatto non c'è più. Sono rimasti però i 2113 punti su 3000 per arrivare al primo pacchetto, al primo pacco, al primo regalo, diciamo. E abbiamo preso tre corni facendo una missione. Quelli sono rimasti. Però il nostro abbigliamento, tutta la nostra roba, non c'è più niente. L'unica cosa che possiamo fare in questo momento è possiamo andare tranquillamente. Vedete, ricompense, ci manca ancora 887. Per avere poi legna, pietra e ferro, che in realtà abbiamo già anche trovato. Comunque, i progressi, le classi, possiamo scegliere quale classe fare. Noi mettiamo il guerriero per adesso, tanto per avere qualcosa di fattibile. Il guerriero, che parte da qua, aumento non possiamo scegliere nulla perché non abbiamo quei cosi gialli lì, quei rombi gialli, quindi non si può fare nulla. Per intanto abbiamo preso il guerriero. Dobbiamo personalizzare, possiamo creare il nostro personaggio, l'abbiamo fatto con i capelli bianchi, vedete, capelli bianchi, un po' anzianotto con i suoi acciacchi, tutto quanto, accessori, non abbiamo nulla da poter prendere inizialmente, anche se qua vedo qualcosa, ma sono regali che sono stati fatti lo scorso anno, come forziere qua l'abbiamo preso. Mettere da parte le risorse per al di là è parte integrante delle usanze vichinghe. Si dice che lo splendore del forziere del bottino che troveremo nella morte dovrebbe essere parzialmente proporzionale allo splendore della gloria ottenuta in vita. Questo però non sembra granché. Abbiamo il forziere, così quando poi moriamo, andiamo a prendere il nostro forziere, abbiamo roba dentro che avevamo prima. Perfetto. Qui abbiamo armi cosmetiche, protezioni cosmiche, non possiamo fare nulla perché non abbiamo ancora il livello giusto, non siamo ancora arrivati a quel punto. Quindi possiamo solamente, diciamo, andare avanti, personalizzare, andiamo a altre modalità, modalità saga. Andiamo ancora in nuova partita, ricominciamo ovviamente. Ci può unire vedete anche con Discord, giocare con altri amici. Si può giocare in modalità matchmaking fino in 10 persone in un mondo. Noi per ora facciamo un'altra partita giocando in nuova partita in solitaria. Siamo da soli, ovviamente, tanto per capire il funzionamento del gioco e vedere com'è che la va. Solitaria, eccola qua, nome del mondo, mondo 8.091.096. Ci sono pochi mondi in questo gioco, dai, su via. Vi ricordo ovviamente che se non siete ancora iscritti, potete tranquillamente iscrivervi al canale, magari anche con la campanellina, così abbiamo sempre sotto, sarete sempre avvisati di tutto quello. Tutti i contenuti e le varie episodi, video che metteremo. Se alla fine dell'episodio vi è piaciuto, mettete anche un mi piace e mi farà felice e aiuterà appunto a crescere il canale. Detto questo, tocchiamo subito nel gioco perché sapete benissimo che il tempo passa inesorabilmente, arriva la notte e ci attaccano, quindi cerchiamo di trovare più cose possibili. Tutto quello che riusciamo a trovare, ovviamente ci serve selce e legna, sono le cose più importanti, mi ha preso delle anime. Selce e legna sono le cose più importanti che ci servono per cominciare. Poi il resto lo vedremo pian piano che andiamo avanti. Qua dove eravamo all'inizio, andiamo di qua, magari qui troviamo qualcosa. Dobbiamo fare molto veloce perché qua si prende questa, ok, anime, erba. Dobbiamo prendere subito selce, che è importante. Ecco dei rami molto utili. Ok,
cerchiamo di prendere tutto quello che possiamo. Qui c'è il villaggio, dopo ci arriveremo. Intanto prendiamo tutto quello che riusciamo a trovare prima che faccia notte. Velocissimi, perché qua, ragazzi, il tempo è molto è tiranno, eh. Bisogna fare tutto in frettissima se vogliamo. Giriamo un po' attorno qua, vediamo se troviamo qualcos'altro. Ok, perfetto. Qua ci vuole il piccone. Per gli alberi ci vuole l'accetta, che poi la facciamo subito appena riusciamo a trovare il materiale. Guarda, qui c'è un cattivone, ma adesso noi giriamo a largo. Quindi lui serve per bere. Ci aiuta nella nostra energia, nel caso abbiamo poca energia. Qua c'è qualcosa da prendere, via. Qua idem. Qua idem. Torniamo subito verso la nostra. Qua c'è un'altra cosa da prendere dopo, in futuro, se serve. Qua c'è un. Vabbè, il nostro villaggio, questo. Giriamo di qua, magari facciamo un giro largo. E prendiamo tutto quello che possiamo prendere. Sicuramente poi ci servirà tutto. Non so se abbiamo ancora i legni a sufficienza per poter prendere. Se già abbiamo la legna, se già abbiamo il materiale, insomma, per fare la prima ascia, il primo piccone. Il piccone serve per spaccare le pietre, ovviamente, l'ascia, ovviamente, per la legna. Ecco, altra legna che serve sicuramente. Qua c'è qualcosa che ci serve, via. Molto bene. Più troviamo, ragazzi, è meglio, è per do. Questo cos'è? Oddio. Se non ce lo siamo. Oh, sono troppi, via. Prendiamo tutto quello che possiamo prendere, così imparano a farci del male questi qua, eh. Cattivissimi, noi gli diamo dei gran pugni. Ok, altra legna che ci fa comodo sicuramente. Qua cosa c'è? Niente. Io tornerei subito al villaggio perché se fa notte ci attaccano e intanto mi sa che abbiamo già qualcosa per poter fare. Oddio. Oh, qui sono forti, sono forti, sono forti. Sono forti, Madonna, questi qua sono forti. Ce la facciamo arrivare al villaggio, ragazzi? Oh, meno male che si sono fermati questi, eh. Si sono fermati, riusciamo a entrare al villaggio giusto, giusto per. Allora, innanzitutto crea. Allora. Dove siamo qua? E mi sono perso. Dove siamo? Il villaggio qua dall'altra parte dobbiamo andare. Allora, cura. Ok, grazie. Era messo molto male. Perfetto. 2003, 59. Ok, grande. E qua c'è qualcuno che ci può aiutare. Questo qui cosa ci fa? Ah, beh, sì, certo. E allora facciamo subito un'accetta e un'accetta, via. Poi qualche arma subito. Dalla parte di là, questo cosa ci fa? Il cacciatore. Però qui c'è qualcun altro che, se ricordo bene, ci aiuta. Ok, crea i vestiti.
Dopo, vediamo prima di fare le armi, eh. Ok. Ok, facciamo subito la spada. Non possiamo fare la spada. Cosa ci vuole? Ci vuole il ferro per fare la spada. Ah, ok. Quindi ci vuole il ferro, non lo usiamo. Quindi andiamo a... facciamoci per adesso Hey dude, lo sei scudo, scotty? niente. Facciamoci per adesso dove è finito qua. Questo. No, No. zio zio. Dov'è quell'altro? Qua, eccolo qua. Cerchiamo di farci allora Un ok. bughe. Già Tenem fatto un questo qua. bacarratum. Dove so, dov'è quello che fa i vestiti? Perché mi sono perso quello che fa i vestiti, eh. Pulco mio, Non è buona questo. ozzo. Questo? Sì. Ok, R2 quindi è R2. Facciamoci il cappello. Leisir Dunud Leisir Mera Leisir Zunud Hafi Ruhtir Nekin Nog Ok, mancano le scarpe, le faremo. Seskordum. Intanto vediamo, siamo un po' vestiti, siamo un pochino meglio. Riusciamo, usciamo ancora, andiamo a cercare qualcos'altro. Questo ci cura, abbiamo detto, non ci cura più. Torniamo fuori, mi sa che i nemici ancora non ci sono. E cerchiamo di, chiudiamo subito però. Ok, perfetto. Vediamo subito di prendere tutto quel che si può. Via, 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 via,
Andiamo dall'altra parte, perché qua, oh, qua comincia a fare notte. Quindi è meglio andare dentro al nostro. Ok, siamo sopravvissuti e questa è stata già una buona cosa. Adesso cerchiamo subito dell'altro materiale per poter continuare a... Allora, subito materiale. Cos'è questa? Non ce l'avrà? L'abbiamo già presa prima, sto qua. Ok, andiamo avanti. Materiale, che succede? Siamo a livello 2. Non c'è materiale oppure sono io che non riesco a trovarlo? Ah, ok, abbiamo già anche qui. È vero che abbiamo già anche. Abbiamo anche per poter fare molto bene. Cerchiamo anche allora. Cerchiamo il materiale. Ok, torniamo indietro perché devo andare a cercare un po' di minerale. Forse qua c'è qualcosa, no? Ok, forse qua. Via, 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 via. Andiamo via da questo. Cerchiamo del materiale, non ho trovato, oh, forse questo, no, non ho ancora trovato.
Via. Oh, eccolo qua. Qua c'è il materiale che ci serve. Perfetto, vediamo se ce n'è qua dietro. No, via, via. Via, via. Via. Cerchiamone ancora perché forse è poco. Qui non c'è niente. Sì, buono. Dove, dov'è il nostro villaggio? È qua, perfetto. Se non sapremo contare dal villaggio, l'importante è raccattare tutto quello che riusciamo. Qua c'è un albero. Ok. Sopra di qua, come si fa da sopra di qua? Ok. Su per di qua, come si va su per di qua? Prendiamo tutto qua, prendiamo tutto. Come si va su per di qua? Non so come si va su, ragazzi. In qualche modo si può andare su, perché se c'è la roba è sopra, vabbè. Tanto andiamo avanti per di qua. Dove siamo? Ah, qui siamo al villaggio praticamente. Vediamo che ci fa entrare e vediamo se abbiamo qualcosa da potenziare. Allora, andiamo subito. Qua chi è questa? Crea potenza. Crea cosa? Ah, l'aceto ce l'abbiamo già, ok, via. Dobbiamo fare le scarpe, che non abbiamo fatto le scarpe, e anche le armi però, e questo cosa ci fa? E le pozioni per adesso niente, dai. Aspettiamo le pozioni, per ora niente. Questo che ci fa? Ok, quindi con L2 abbiamo uno nell'inventario, uno. Scarpe non le abbiamo, facciamo le scarpe. Ma è sufficiente? Ah, ci vuole il cuoio, ok. Ci vuole il cuoio, niente cuoio. Questo ci fa le armi. Abbiamo già le armi? Allora, R2 ce la può fare? No, ci manca un pezzo. Ci fa questa però. Pietra. Vabbè, possiamo fare questo, come ce la fa? Con 6. E questo con ferro. Facciamo questa spada per adesso. Uno Hanson. E questa, facciamo questa qua, no, non ce la fa, questa. Ok, poi torniamo fuori. Torniamo fuori a fare qualcos'altro. Ok, vai. Adesso siamo un pochino più forti. E possiamo tentare anche. Ma vediamo subito qua. Non c'è più niente qua da prendere. Ho legna, perfetto. Non so che abbiamo raccolto qua. Ok, qui c'è ancora uno. Ok. Qua dentro cosa c'è? Che è stato? Madonna, mi sono autoinflitto del male. Mi sono autoucciso, ragazzi. Prendiamo questo. Non ce lo dà? Che brutta morte! Ho fatto esplodere qualcosa. Ho fatto esplodere qualcosa e adesso come si fa? Torniamo verso casa. Torniamo verso casa. E siamo messi male. Abbiamo fatto una cavolata bestiale. Volevamo fare i furbi. E dobbiamo trovare da qualche parte qualcosa, tipo la pozione, qualcosa che ci dà un aiuto, perché qua si mette davvero male. E poi fa quasi notte, arrivano i nemici, ci stendono come niente. Ragazzi, siamo quasi a zero di vita. Andiamo verso il villaggio, così al limite se moriamo vicino al villaggio e rinasciamo qua. Non so, vediamo.
purtroppo si fa per morire, si sta morendo, siamo molto vicini. Se teniamo premuto X probabilmente moriamo, rinuncia, tieni premuto. Siamo vicini al villaggio, siamo molto quasi bassissimi. Oh, qui c'è qualcosa da prendere, però purtroppo non possiamo prenderlo. Conviene che moriamo noi per i nemici oppure aspettiamo che moriamo così per caso? Ma manca pochissimo, ragazzi. Stiamo morendo, via. Siamo morti. Ok, rinasciamo. Recupera il bottino e sopra alla porta. Il bottino è subito qui dalla porta, quindi bisogna subito andare qua, Ok, apri, perfetto. Abbiamo il nostro bottino, abbiamo tutto. Chi sta arrivando? I nemici? Da dove arrivano? Se fa notte arrivano i nemici, quindi andiamo ad attaccarli dall'altra parte. Via. Eccoli qua. Siamo tutti con la spada. E muore questo o non muore più? E muori, è morto, via. Qui siamo ancora cattivissimi. Vabbè, questi qui ce li mettiamo così. Oh, questo è potente. Però potremmo anche fare così. Dove viene fuori? Ok, villaggio sopravvissuto. Andiamo a cercare altro materiale, via, subito. Allora, prima di tutto facciamo così, niente. No, no, non serve la spada, dobbiamo andare a cercare il materiale, quindi andiamo in super di qua, via. Evitiamo di morire stavolta. Qua c'è il nostro posto iniziale. Vediamo di prendere ancora qualcosina. Sta andando abbastanza bene. L'importante è qui c'è tutto preso. Abbiamo qua. Però mi sa che qua vicino ci deve essere un villaggio con qualche nemico. Però abbiamo anche la possibilità di trovare. Eh sì, porca miseria, sono qui sopra questi. Bisogna andare per di qua. Come si fa ad andare su di questi? Per di qua. Ok, qua c'è. Ok.
di tornare. Oh. Perfetto, prendiamo tutto il prendibile. Allora, dov'è il nostro villaggio? Il nostro villaggio è di qua. Quindi andiamo. Ok, il nostro villaggio dovrebbe essere di qua, eh. Quindi andiamo. Ho perso il villaggio, ragazzi. Andiamo di qua. Ho perso il villaggio. Forse di qua il nostro villaggio. Trovare il villaggio, mi sono perso il villaggio, mi sono perso il villaggio. Andiamo alla mappa un pochino, dove siamo? Ok, a sinistra, quindi qua. Andiamo lì dietro per dove siamo venuti. Per di qua. Vediamo. Ci stiamo avvicinando al villaggio? Forse sì, forse no. Vediamo. Qua sono alberi rotti, siamo passati di qua. Ok, di qua. Dove siamo? Devo andare in giù allora. Bisogna andare in giù. Madonna, ragazzi, mi sono perso letteralmente. Possiamo passare per di qua, vediamo. Ci fa passare per di qua, vediamo. Qua siamo venuti di qua prima. Ok, quindi devo andare ancora giù per di qua. Passiamo per di qua. Ok, perfetto. Ah, madonna. Siamo già a buon punto, via. Andiamo giù. Verso casina, perché mi sa che qua... Oh, qui c'è un villaggio. Andiamo di qua. Ok, ci siamo quasi. Oh, cos'è questo? Ok, quindi andiamo giù, il villaggio è qua. Il villaggio è qua, siamo arrivati al villaggio. Entriamo. Andiamo a fare subito un'arma più potente. Chi è questo? Porco nero. Facciamo quest'arma qua. Uno handsome.
Poi facciamo, vediamo questa qua, non possiamo farla. Farlo. Possiamo andare a prenderci delle pozioni, magari. Chi è che fa le pozioni? Questa? No, Buge, farfur. questa qua allora. Questo qua fa le pozioni, dai. Porco mio. Sì. Allora, vediamo. Massimo 3. Una. Ok, Ok. Hamster till Yoma. 3. Andiamo a trovare il cattivone. Usciamo di qua. Da qua no, non lo so, bisogna cercare il cattivone, ragazzi, perché quello quando arriva è terribile. Ma ce ne sono, quanti attaccano da qua, porca miseria. Ok, è andata bene. Un altro giorno siamo sopravvissuti, un altro giorno, e il nostro arriva dall'anfondo, il cattivone, quindi qua bisogna andare avanti e fare altra. Ok, andiamo giù di qua. E qua si può prendere questa Elisir, va bene, ce lo dà, prendiamo. Qui cos'è? Costruirsi, come funziona? 600 ce ne voglio, niente, troppa roba, ragazzi. Comunque, diciamo che è un frenetico alquanto. Ok, eliminiamo tutto quello che si può eliminare. Prendiamo tutto che si può prendere. Non so cosa c'è dato qua, comunque prendiamo tutto. Qua c'è un villaggio, sicuramente. Vediamo dove sono i nemici, da qualche parte. Chi c'è che ci indica andare in là? Perché ci indica di andare in là? Andiamo? Ci indica la freccia gialla, seguiamo la freccia gialla, non capisco dove si vuole far andare, ma andiamo. Ah, qua c'è qualcuno. Oh, e noi andiamo di qua. Perché ci indica di andare di qua, eh? Ci indica di qua, che ci indica? Ah, ci indica questo. Vabbè. Qui c'è niente da prendere, però ci indicava qua. Vabbè, che c'è qua? Ma per andare su come si fa, raga? Io non ho capito come si fa ad andare su, però adesso cercheremo di capire anche questo, eh. Com'è il mio villaggio quando è entrato?
No, non c'è ancora. E dove sta arrivando allora? Qua giù? Madonna, è qua. Madonna, è cattivissimo, anche questo qui buttarlo giù ci vuole delle armi da manicomio, e sono tutti qua che lo stiamo picchiando, ma non va giù questo, non va giù. La luna sta sorgendo, dai dai. Ma questo qui viene anche di giorno allora, io pensavo solo di notte, oh. Anche di giorno, dai dai, uccidilo, 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 dai che va giù, dai dai, picchiatelo, picchiatelo, picchiatelo. Allora c'è fortissimo questo, dai. Che è successo? Ha vinto il gigantone, va bene, è bella tosta, bella tosta, bella tosta, ci ha ucciso, quindi è game over, però abbiamo fatto esperienza, probabilmente abbiamo livellato qualcosa, adesso vediamo subito e poi vediamo un po'. Ok, questa è finita così, e sì, vediamo che ci dà, ucciso, guadagnati 1930, 4500, siamo a 3000, livello 2 raggiunto, continua, perfetto. Continua e siamo arrivati a quasi livello 4, grande grande, quindi abbiamo guadagnato praticamente qualcosa, andiamo a prendere quello che abbiamo guadagnato, dai, usciamo da qua e andiamo a prenderci poi i premi, vediamo cosa è successo, cosa abbiamo guadagnato, cosa ci dà questo gioco anche, e poi capiamo insomma se la cosa può proseguire o no. Allora, in teoria, io adesso io andrei... Ah, tutto illuminato, guarda, guardate, tutto illuminato là. Abbiamo ricompense. Abbiamo sbloccato la 2 e la 1, perfetto. Quindi come si fa? Si va qua. E si fa così. Seleziona. C'è la slata? Come funziona? E questa è bloccata, eh. Questa era te la data. Seleziona, questa no, questa no, però in teoria ricompense dovrebbero essere progressi, andiamo a vedere i progressi che ci dice. Allora, ok, sfida giornaliera terminata, riscattata, sfide, allora guardiano in corso, in corso, in corso, sono tutte in corso le sfide, custode in corso, tell in corso, va bene, sfide sono 6, tutte da fare. I progressi, sfide trofeo, vediamo queste. Riscatta, nuovo vichingo. Raggiungi livello 2, perfetto. Che ci ha dato? Cosmetici, scudo dell'Eirar, scelte da... Beh, va bene. Poi, riscattato. Vediamo un po' se c'è qualcosa da riscattare. Riscatta, creatore comune. Riscattiamo. Amico in difficoltà. Kit iniziale del villaggio, non comune, ok. Equipaggia questo kit iniziale per ricominciare un nuovo villa, un nuovo mondo con spada, villa, ok, qui abbiamo tutto per cominciare, molto bene. E cos'altro ci abbiamo sotto? Niente di che, quindi abbiamo già due riscattati, riscattato e riscattato anche l'altro, ok. Personalizza, andiamo su personalizza. Ah, abbiamo accessori, vediamo. Ah, ecco, kit iniziale, ah, ok. Quindi ok, quindi ce lo dà già direttamente,
Vediamo. Questo cos'è? Lo scattiamo. Anche lui, il drone. E qua abbiamo questo. Ok. Protezione cosmetica, vediamo. Adatto. Cos'è questa? Scudo. Ah, sullo scudo. Va bene. Abbiamo tutto. Quindi a questo punto qua, la prossima partita, partiamo già vestiti, non più nudi come adesso, ma già con qualcosina, e direi che la cosa si fa un pochino più interessante. Detto questo, ragazzi, era il secondo episodio. Se vi è piaciuto, ne facciamo un altro. Lasciate un commento sia positivo o negativo, non è quello il problema. Lasciate anche un mi piace se volete, cliccate su un like, mi piace, un commento per farmi capire se la serie vi piace o non vi piace, se volete che continuiamo. La cosa importante, ragazzi, è l'iscrizione, se non siete ancora iscritti al mio canale. Io sono TuffoMix, vi iscrivete se volete, attivate la campanellina per avere sempre, essere sempre avvisati ogni volta ci sarà un nuovo video, un nuovo contenuto, un nuovo episodio di questo o di altri giochi. Ne portiamo anche altri, portiamo anche football, portiamo anche giochi non di calcio, avventure, tante cose varie e divertenti. A questo punto direi di lasciarci, di salutarci. Un appuntamento al prossimo episodio. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata, episodio, chiamatelo come volete. TuffoMix vi saluta e ciao.